Dottore Amato, lei è presidente della nuova associazione appena nata, l'associazione a difesa del cittadino. Come è stato per le bollette della Tarsu, anche adesso state avviando una sorta di class action per quanto riguarda il pagamento del canone di depurazione, un servizio che secondo voi non è stato reso, per cui va chiesto il rimborso. Si può chiedere il rimborso come? Sì, il rimborso si può chiedere perché c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale nella 335 del 10 ottobre del 2008 che dichiara illegittima la parte della legge che riguardava la legge sull'ambiente che riguardava il discorso dei depuratori. Cioè diceva, questa legge diceva che il depuratore funziona o non funziona, si doveva pagare la tariffa. Invece un giudice di pace ha impugnato questa legge e la Corte Costituzionale del 2008 ha dichiarato illegittima quella parte che riguardava il pagamento per il servizio non reso. Quindi noi abbiamo iniziato la cosiddetta class action per i rimborsi per un servizio che non è stato erogato e quindi il cittadino non ne ha usufruito. Cosa deve fare il cittadino per poter chiedere il rimborso e da quale anno è possibile richiedere? Sì, intanto la sentenza del 2008 e quindi si inizia a chiedere dal 2008, anche perché la Corte Costituzionale non parla di posizione pregresse al 2008. Il cittadino, cioè noi abbiamo messo a disposizione del cittadino nella nostra sede, sita in via Enrico Verme 12B, abbiamo messo a disposizione del cittadino un avvocato e un commercialista, i quali saranno a disposizione dei cittadini a partire dal 7 aprile, dal 7 all'8 aprile, il 7 ci sarà l'avvocato e l'8 ci sarà il commercialista, e quindi tutti i giovedì e tutti i venerdì a partire dal 7 e dall'8 aprile del 2016. Questi cittadini debbono venire con la bolletta che hanno pagato, con il documento di identità e quindi l'avvocato e i professionisti daranno loro delle indicazioni, debbono compilare un modulo indirizzato alla Girgenti Acque per il rimborso facendo riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale. Dopodiché il cittadino darà 30 giorni di tempo alla Girgenti Acque per rispondere. In caso di non risposta o risposta negativa, il cittadino può iniziare un'azione legale contro la Girgenti Acque.